Oggi vi porto con me al GameX Marché. GameX Marché. O Marche. A Fermo Italia. In Fermo Italia. Alla seconda edizione del GameX Marché, che promette molto bene dopo la prima edizione dell'anno scorso che mi è piaciuta tantissimo. E quindi quest'anno, ragazzi, ho deciso di portarvi un video dedicato. Quindi partiamo.
Eccomi qui, appena tornato dal GameX Marche, una fiera che mi ha divertito anche quest'anno e che ho visto parecchio migliorata rispetto alla prima edizione dell'anno scorso. In questa seconda edizione, infatti, ho visto molti più stand, molta più gente, molta più roba anche da vendere, con molta più varietà e, come al solito, grandi ospiti d'onore come Giancarlo Esposito, che purtroppo, ragazzi, ho avuto la sfortuna di non poter incontrare. Anche l'anno scorso comunque c'erano i Player Inside, sempre grandi ospiti, e gli immancabili Giorgio Vanni e Cristina D'Avena. Per il resto, ragazzi, si tratta comunque di GameX, quindi è una fiera principalmente incentrata sul gioco e sul videogioco. Infatti ce n'era per tutti i gusti, dal videogioco vintage all'arcade al nuovo. Per esempio ho avuto la possibilità di vedere, di toccare con mano il nuovo Dragon Ball Sparking Zero, per esempio, per PlayStation 5. Poi c'erano tantissimi giochi da tavolo, giochi di carte, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma purtroppo non c'era tantissima roba a livello di 1 a 6, quindi di Hot Toys e quant'altro, ma gli immancabili Funko Pop e tutto ciò che è ambito giapponese. Per il resto, ragazzi, unico acquisto della giornata è stato questo quadretto con Deadpool e Wolverine, che trovo bellissimo, sempre su legno, su compensato molto probabilmente. E nient'altro, come sapete di solito non faccio grandi acquisti in queste fiere. Per il resto, comunque, ripeto, molto contento, giornata divertente, un po' stancante, tantissime persone, e sono davvero felice che le cose vadano sempre migliorando per questa fiera, perché se lo merita. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, sia del video che della fiera. Quando volete sono sempre qui per qualsiasi informazione e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi! A presto!